Signori e signore, bentrovati a questo nuovo episodio, aspettate che correggo e guardo, il 14esimo, esatto, di questa incredibile saga di Io che porto tutti gli Assassin's Creed, in questo periodo Ezio Collection. Io chi? Saiu, comunemente noto come Riccardo, che pratica parkour dal 2008 all'insieme al 2012 e qui porta tutta la saga di Assassin's Creed perché è una figata assurda, ma in realtà anche perché tutti i miei studenti venivano, tutti o più o meno tutti, venivano grazie al parkour. Conosciuto in questi giochi, e una volta arrivati a questo punto ci siamo accorti che è una figata la storia, soprattutto quella di Ezio, e quindi ci siamo presi bene. Questa storia del parkour sta un po' scemando, però ogni volta che avete domande, dubbi o perplessità riguardo, io sono sempre qui perché la mia esperienza rimane uguale. Però eccoci qui. Quindi, senza oderesi di dubbio, vi ricordo solo due cosine veloci, se volete, un bel piccolo like di supporto, commentino, che fa sempre bene. Se avete voglia di partecipare alla community attivamente, darci idee, consigli, suggerimenti e perplessità, link in descrizione per il Telegram. Se invece volete darci una mano in maniera un po' più, diciamo, intensiva e eccetera eccetera, c'è il Patreon sempre in descrizione, so che è presto però non si sa mai, grazie infinite a chi deciderà, e se no grazie comunque del tempo che dedicate a questa saga, a questa opera, a questo documento che stiamo creando insieme, che è una figata, posso dire, mi sta piacendo moltissimo. Dunque, piccolo recap della settimana scorsa. Non lo so quando uscirà questo video, quindi dell'ultimo episodio. Allora, siamo riusciti a sbloccare la storia di Leonardo. Abbiamo trovato Leonardo, abbiamo scoperto che ha costruito delle, diciamo, armi per i Borgia, tra cui una catapulta mitragliatrice assurda senza senso. E siamo riusciti appunto la prima a distruggerla, quindi ottimo. Ciao Absurdius, ben trovato. Quindi ottimale. La seconda cosa che è successa è che abbiamo liberato Caterina Sforza, che però se n'è andata via da Roma, è tornata alla sua Forlì perché dice che ha bisogno di essere lì per trovare di nuovo il controllo, per ritrovare il controllo e fare qualcosa a riguardo. Poi Ezio ha deciso di colpire Cesare Borgia, passando dal banchiere, che abbiamo un attimo capito dov'è e capiremo insomma dove e come fare questa cosa. Molto presto, suppongo e spero. E intanto fuori dall'Animus il buon Desmos è riuscito a trovare... qualcuno gli ha dato le password delle altre mail degli altri collaboratori, Lucy, Rebecca e il buon tizio di cui non mi ricordo il nome, Sean, e grazie a questo ha scoperto che Sean e Lucy sono in contatto con un certo William, che è esattamente il tizio che nei vari documenti, che tipo uno di questi che adesso andremo a leggere, è apparso come nome. E fin qui siamo arrivati a questo punto. Ok, ora la nostra community incredibile, non è una scorreggia questa, ma il mio la mia pelle sulla pelle della sedia, giusto per insomma dirvelo, mi sembrava corretto. Dunque stavo dicendo, il buon William, esatto, i buoni Tabat, Nerienis e Gabri ci offrono di nuovo il loro supporto incredibile per questo nuovo documento che siamo pronti a leggere con voi. Tra l'altro, a questo punto, ricordiamoci sempre, direzionato a me direttamente, quindi l'ultima volta abbiamo fatto una mega gaffe perché c'era scritto Saiu piglia mosche, non avevamo capito sta roba, e adesso, giustamente, vedete, hanno perso ogni speranza di farmi capire le cose troppo difficili e hanno scritto direttamente Saiu. Giusto ragazzi, intanto siamo in live su Twitch, giustamente, mi sono dimenticato di dirlo, ogni lunedì sera alle 21. Se avete invece e più in realtà altre live un po' segretine, sempre annunciate nel gruppo Telegram. Quindi continuiamo a leggere che cosa ci hanno dato i nostri amici della community. Infans Romanus, il figlio segreto di Lucrezia Borgia. Attenzione. Bentornato adepto Saiu. È emerso un particolare ricordo che abbiamo recuperato dal Project Legacy, che mette in evidenza un evento speciale legato al figlio che ebbe Lucrezia Borgia qualche anno prima che Ezio arrivasse a Roma. Questa vicenda inizia in un convento di Roma, dove il nostro protagonista, Pedro Perotto Calderon, uno dei migliori assassini della confraternita, interessante, agisce sotto copertura come messaggero della famiglia Borgia. Nel convento incontrò Lucrezia Borgia che, rinchiusa, triste e non padrona del suo destino, attendeva di sapere a chi suo padre, il Papa, avrebbe deciso di darla in sposa. Ok, tipiche cose di quei tempi. Avvenne però l'imprevedibile. Perotto si innamorò di Lucrezia, un sentimento che anche lei ricambiava, e così poco tempo dopo Lucrezia rimase incinta. Come notate, la fiducia nei miei confronti è diminuita drasticamente, ci sono parti in grassetto per i nomi e parti sottolineate per cose che dovrò ricordarmi. Spero che vi possa essere utile anche a voi da Twitch, da YouTube, perché mi rendo conto, avete fatto molto bene ragazzi, ottimo, profondamente molto graditi.
Puoi chiamare un assassino per 8? Non lo so. Penso di sì a questo punto della storia. Quindi Lucrezia rimase incinta, benissimo. Al bimbo che nacque da questa unione venne dato il nome di Giovanni Borgia, attenzione, ma venne al mondo malformato e secondo il medico sarebbe morto entro pochi giorni dalla nascita. Azz, tristezza assoluta. Guardate intanto l'immagine, Lucrezia che guarda la luce mentre legge, e questo Perotto che si cruccia come tutti gli assassini, incredibile. L'assassino non accettava l'idea, non accettava l'idea di veder morire suo figlio, perciò nel tentativo di salvarlo decise di portarlo ad Agnadello, dove aveva sentito di un manufatto portato da Giovanni Auditore, in grado di guarire qualsiasi ferita. Ah, sarà mica la mela? Attenzione. Perotto, così, disse addio a Lucrezia e in seguito, sia da assassini che dagli uomini di Rodrigo Borgia, si avviò in questa impresa. 1498, scusate, qui mi copro da solo, ma ve lo leggo, non c'è problema. Agnadello, provincia di Cremona, Lombardia. Arriva ad Agnadello, i miei confratelli sguainano le spade, non mi permetteranno di usare il manufatto. Li uccido con difficoltà fisica ed emotiva, ma ho in testa solo Giovanni e il misterioso oggetto che può salvarlo. Incredibile questa roba. Ah, questo è il bambino non del tutto sano. L'ho trovata. È così bella, è liscia, piegata con cura dentro una semplice cassa. Ha l'aspetto di un telo, ma presenta molti strani segni e ha un luccichio dorato, che sia la stessa tela che avvolse il corpo del Cristo poi risorto. Attenzione, pensavamo fosse la mela. Non è la mela, è il sudario di Gesù Cristo. Com'è che si chiama? La Sacra Sindone? O sono pazzo? È molto più di quello, sento la sua voce in testa, vuole guarire le mie ferite. No, sono qui per mio figlio, lo avvolgo nella sindone. Esatto, plot twist. Cazzo, è totalmente convinto che fosse la mela, invece la Sacra Sindone. Materiale corrotto, mi dice. Io rispondo che non è corrotto. Madonna, ma che roba mega pesante. Cioè, chiamare tuo figlio materiale corrotto, cioè tuo figlio, far sentire al proprio al padre che il figlio viene chiamato materiale corrotto, cioè un po' di meno, Sacra Sindone, cioè tu dovresti venire da qualcosa di sacro, apposta. Vabbè. Mi dice, io rispondo che non è corrotto, ma insiste, le ordino di guarirlo, sento come se la testa mi bruciasse, quindi non vuole farlo, va bene. Mio figlio urla e lo cullo per tranquillizzarlo, sento la sindone mormorare un'inquietante canzone e la voce nella mia testa fa lo stesso. Il dolore che senti è temporaneo, ignoralo, ordina. Ma non capisce che è solo un bambino? Tolgo mio figlio dal telo e vedo che non piange più. Mi guarda con occhi lucidi e io mi chiedo se tutto questo dolore ne sia valsa la pena. Madonna, ma che dolore incredibile! Infine Perotto venne raggiunto e braccato dalla confraternita. Si difese con grande maestria, ma trovandosi davanti al suo allievo Francesco Vecellio, esitò e venne ucciso. Vacca. Tuttavia, la sua morte non fu vana, riuscì davvero a salvare il piccolo Giovanni, cambiandogli la vita per sempre. Quindi il signor Giovanni è riuscito a diventare normale. Ok, grazie di questo incredibile documento. Ora, un applauso, come al solito, anche voi di YouTube per piacere, un bel clap in the comments per piacere, che come al solito queste cose sono enormemente e infinitamente gradite da me e da tutti voi, spero. Fatemi sapere anche voi nei commenti se è una cosa che effettivamente vi piace, perché a me sta piacendo tantissimo, tra l'altro super apprezzata. Ora, senza oderisi di dubbio, noi passiamo alla cam, quell'altra, datemi un secondo, e voilà, e voilà, eccoci qui, e voilà, 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 quanti voilà ho detto? Ah, ovviamente il buon, come si chiama, controller si è staccato, ma noi continuiamo. Il bambino è una persona importante che tornerà più avanti, di molta rilevanza. Il signor Giovanni, va bene. Ottimo. Sta dicendo che è Goku? No, è solo un miracolato. Ora, dopo aver fatto tutto questo recap di Leonardo, io vi devo aggiornare di quello che ho fatto io off live, off video di YouTube. Sì, esatto, l'ho fatto perché mi sembrava giusta, anche perché se no effettivamente questo Brotherhood non lo finiremo mai più. Cosa volevo dirvi? Sono riuscito a sbloccare tutte le cose che riguardano quest'area della mappa. Okay, ho sbloccato tutte le varie, fazioni, serie di fazioni, che ovviamente rigorosamente sono
tutte delle cortigiane, non ha voluto, soprattutto nel quartiere della Rosa in Fiore non si può, cioè, non mettere le cortigiane e basta. Ho sbloccato poi tutte le varie, come si dice, sì, negozi, si possono dire negozi, più le varie scuderie, tutto quanto è stato sbloccato, tutto quanto, ok? Non c'è più niente da fare qui, a parte comprare i vari, cioè comprare e restaurare i vari, come si dice, tipo il Pantheon, come si dice, i vari monumenti giganti, colossali. Quella è una cosa che, siccome costa troppo, non sono riuscito a fare proprio praticamente. Ora, una cosa che vorrei fare, che ho visto con voi, vedete, l'ultimo che mi ero segnato era il primo dell'altra mappa, però mi sono fermato perché sennò non finiva più. Una cosa che vorrei fare con voi in questo episodio, se mi dite, è innanzitutto fare un test di tutte queste missioncine laterali, no? Quindi missione medica, ne avevo vista un'altra, missione sartoria, eccola qui, e volevo fare una missione delle cortigiane, capire com'è, tutte queste cosine qui. Ma prima di fare questa cosa volevo andare con voi da un sarto, perché ho visto una cosa particolare, e cioè che possiamo modificare, slash, aumentare, migliorare le nostre sacche in modo tale da avere più munizioni, più armi, eccetera. Volevo comprarle con voi in live, e anche in YouTube, mi dimentico sempre. Quando dico live pensate anche al video di YouTube, e quando dico video di YouTube pensate sempre che siamo anche in live. E ovviamente nel mentre che parlo speravo di trovare qualche cazzo di negozio, ma non c'è niente a parte questi mercanti d'arte. Ma è possibile? Ma veramente? Sono soltanto medici. Solo medici. Non c'è, cioè, la sartoria è qui in fondo? Vabbè, auspichiamo che qui sotto ci sia anche il negozio. Non so. Cioè, non so. Vabbè. Comunque, eccoci qui. Finalmente, nel nostro posto sicuro, a giocare a questo gioco incredibile. Che per il momento posso dire sta offrendo grandissimi, come si dice, grandissimi momenti e grandissime emozioni. Forse al momento più interessanti di Assassin's Creed 2, posso dire? Domanda di parkour. Grazie Francesco che me la fai. Siccome sei un insegnante di parkour nella realtà, aiuto, non sto guardando quello che sto facendo. Ecco, questa è una cosa che non si fa mai, neanche alla guida. Comunque, si può fare il doppio salto che Ezio gli hanno insegnato i ladri di AC? Nel senso che si può fare, ma non come lo fa Ezio. Si chiama Dino, viene per Dynamite, ed è un esercizio in cui, vediamo, posso fartelo vedere qua? Sì, forse qua. No, come non detto, vabbè, te lo farò vedere. Ma è possibile? Eccolo qua, no, non fa questa cosa infinita, slancia la mano, ma si slancia con tutte e due le mani e tira una ginocchiata verso l'alto. No, vabbè, per attaccarsi a una cosa che tipo puoi fare da qui a qui in Dino, capito? Da qui a qui, perché questa è una cosa che normalmente non fai dal vivo, cioè qua serve una Dino perché è troppo, no? E quindi quella è la Dino che si fa, non è certo il salto ancestrale che si slancia lui a fare, perché è fuori di testa ovviamente. Però diciamo che la dinamica di quello che fa Ezio, figurati se poteva prendere quel palo, è fattibile farla, ma su salti molto più piccoli. In generale tutto quello che fa è fattibile, ma in salti molto più piccoli. Allora, oh, fare acquisti. Ah, adesso ho capito perché ci sono le missioni mercantili, perché finalmente, no, un cazzo, seta tinta porpora. Adesso ci siamo già risposti, questa cosa la sapevamo già, ma io me l'ero dimenticata. Bisogna avere i materiali per fare le varie missioni stramboidi. Comunque, eccoci qua, queste volevo vedere. Contenitori di medicine, 2300, noi abbiamo 14.000. Contenitori medicinali più grandi, questo aumenta di 5, di fiale medicinali, ok, quindi di 10. Cintura pugnali, questa dobbiamo prenderla subito, perché dobbiamo averne di più. Ah, e poi, esatto, eccoci qua. Abbastanza grande da permettere di trasportare ovunque armi a due mani. Anche questa, ah cazzo, 7.000 però. Le bombe fumogene anche. Allora, bombe fumogene sono importanti da avere, perché è proprio un elemento in più che ad oggi è importante da avere. E poi, appunto, il fondero pesante non ce lo possiamo più permettere, prenderei tutte e due queste,
Perché tanto i medicinali sono abbastanza, alla fine non ci fanno così male. Invece avere pugnali per lo stealth non fa male. Ok, let's go. Eccoci qui. Buona giornata, messere. Ok, Ezio scompare per un attimo e poi. Ora. Va bene. Allora, se queste missioni sono ancora un po' ostiche da sbloccare, vediamo proprio questa. Inutile mettersi il coso, però. Vediamo se questa abbiamo i materiali. Perché mi piacerebbe vedere com'è. No. Madonna, ma. Difficile. Sarà difficile? Comunque, vabbè. Con i pugnali puoi prendere più di un bersaglio. Non so se. Ah, sì, lo sapevo. Se carico Qualcosa per voi lo. la Se carico prossima. l'attacco posso farlo. Va bene, allora, detto questo, a questo punto della Una storia, sub a me, un backflip per te. Jazz, grazie del tuo sub, molto molto apprezzato, grazie mille, un bacione. E dicevo, andiamo alla rosa. L'incarico cortigiane, sì, assolutamente, vediamo se c'è un. Sì, facciamo prima andare qui e poi andare lì. Io direi. Questo è l'ordine delle cose che vorrei che succedessero. Andiamo qui. Rosa. Poi andiamo da Copernico. Non per forza in questo episodio, ma nei prossimi. Andiamo da Copernico e poi ricominciamo con le macchine di Leonardo. Cercando di sbloccare tutta la storia di Leonardo il più possibile. E poi ricominciamo con la storia principale. Questa è un po' l'idea. Nel mentre, grazie Gabriele che me lo ricordi, proviamo ad andare in banca, giustamente. Vediamo se ce n'è una in mezzo alla nostra strada. Assolutamente no, perfetto, è qui. Andiamoci, va là. Chi magnifica quel mediocre del Botticelli? Tra Let's 10 go. anni sarà ormai dimenticato. Io so cos'è la vera arte, signori. Permesso, permesso. Buon Dio, come un novello romolo. Ah, eccoci qui. Ho la sensazione che questo Brotherhood sarà molto più lungo di Assassin's Creed 2. Spero. Ritira denaro. Quanti soldi abbiamo? 15k? Boh, dai, neanche male. Spero, questa è una cosa che. Fatemi sapere anche nei commenti su YouTube. Spero che la lunghezza della saga, della serie, non diventi stantia. Perché Buono, sicuro di avere proprio quello ho che capito cercavo. andare con calma, vedere tutto, eccetera, eccetera. Però è anche vero che il Pochi! vostro tempo è Non prezioso siete tanto pochi, quanto ma è quello vero. mio e di tutti gli altri esseri umani. Quindi, come dire, investire, non lo so, 50, 100 episodi, quindi che sono 100 ore più o meno, no? Nel vedere me giocare a Brotherhood, se andiamo avanti così, 50 ci arriviamo sicuro. Non lo so, mi farebbe sentire un po'. Beh, innanzitutto, beh, sicuramente se decidete di farlo, lusingato, però al tempo stesso, insomma, è un impegno enorme da chiedere, in qualche modo da pretendere silenziosamente. Quindi cercherò di essere più veloce possibile, ma al tempo stesso di. Portare il giusto rispetto che questa opera vuole avere su tutte le varie parti, eh? Quindi sappiate che dentro di me c'è sempre questa speranza di fare le cose fatte bene, ma al tempo stesso farle efficientemente bene per voi, ok? Anche perché sennò veramente, cioè, è chiedere troppo, chiedere troppo. Sono ancora nessuno, ma non sarò mai abbastanza per chiedere 100 ore a una persona per guardarmi giocare, mai. Sempre sullo stesso gioco, intendo, perché poi se ne portiamo altri ci sta. Però volevo dirvi anche sta roba che per me è importante. A meno che non ci sia un ottimo motivo per farlo. Bene. Ora, togliamoci. Ok. Togliamoci il linkino. E. Ah! Avevo visto sta roba. E. Non so perché. Ok. Praticamente dietro questa casa, bordello, quello che è, c'è un tizio in verticale che però mi dà la possibilità di agganciare come se fosse un nemico. Non c'è più. Non c'è ancora. No, non c'è più. Bene anch'io a trovare un Era modo qua. per Questo restare in forma. non me lo Affascinante, ma aggancia. Vabbè. perché non cammina Niente, come non in detto, ho detto, ah, dai, torniamo qui in live che andiamo a capire che cos'è, che eccetera. Niente, come non detto. posto più che probabile. Story ended. Faster than expected. Let's go. Come era vestito? Era uno di quelli che fa la verticale. Quindi niente di. Aspettate un secondo. Ah sì, ok. La mamma. Vabbè, vediamo. Buongiorno, madre.
Buongiorno. Ezio, grazie di essere venuto a trovarmi. Che cosa turba le cortigiane? Cosa turba? La vecchia proprietaria di questo bordello, Madonna Solari, era una bugiarda doppio giochista. Si è scoperto che è in combutta con la chiesa. Peggio, alcune delle ragazze dormono ancora col nemico. Col nemico! Vai dalle ragazze di cui mi fido, loro ti aiuteranno. Grazie, Ezio. Ma anche perché, dopo aver liberato tutto il quartiere e dai Borgia e aver installato tutti i bordelli, in tutti i bordelli le cortigiane, almeno che facciano quello che... Cos'è sta roba? Ma state scherzando? Gilda delle cortigiane? Cioè, questi sono le side quest? Buonasera, Simo. Sono le side quest delle cortigiane? Madonna, non finiremo mai. Non finiremo mai. Ok. Non è vero che non finiremo mai. Possiamo farcela, però... Le terremo un po' alla volta, perché è veramente lunghissimo. Vabbè. Beh, ci divertiremo nelle prossime maratonine. Che faremo? Quali maratonine, YouTube? Link su Telegram, a posto. Link in descrizione per il Telegram per scoprire questa roba. Nomi incarichi sbloccati, guarda la mappa per trovarli. È lì che diamo tutte le informazioni in più. Madre di Dio. Quindi ce n'è uno qui, incarico cortigiane, uno qui, incarico cortigiane. Mi sa che sarà utile stavolta in questo titolo dover sbloccare, cioè andare in sulla mappa e dire togli robe, perché veramente è fuori di testa. Va bene. Eccoci qui, di nuovo. Un giorno ci fermeremo qui e guarderemo quanto tempo ci mette. Vabbè. No. Quanto tempo ci mette a cadere. Vabbè. Forse non lo farà mai. Let's go. È veramente, veramente pieno e denso sto gioco. Ed è una cosa che apprezzo tantissimo. Non è minimamente dispersivo. È stato fatto tutto in una sola città. Pazzesco. Cioè, raga, se uno ci pensa... Avessero avuto questa cura nel 2, cioè, fuori di testa. Vabbè che Roma è la capitale, quindi ci sta. Vabbè, scusate, andiamo. Ezio, la notte scorsa ho intrattenuto degli ambasciatori bavaresi. Intrattenuto? Devono avermi avvelenata. Ma come? Abbiamo bevuto dallo stesso calice, poi non ricordo più nulla. Aia. Venite, dobbiamo trovarli. C'era già la droga dello stupro? Accidenti. La cortigiana identificherà gli uomini che l'hanno avvelenata. Puniscili. Compi la missione in meno di 400 secondi. Ma non puoi darmeli in minuti? Cristo, quanti sono 400 secondi? 6, 12, 18, 24, 30, 36, più o meno 6 minuti, 7 minuti. Sì, però se questa qui va piano... Allora, puniscili probabilmente vuol dire che non devo ammazzarli, quindi prendiamoli a pugni. Perché dare i minuti è brutto. Prendiamola come sfida personale. Ah, come sempre. Let's go. Ah, Yasso diceva, falli tutti a pugni, ma avevo avuto la stessa idea, e prendila come sfida personale. Proviamo. Se questa andasse un po' più veloce. No. Invecchieremo a stare a seguire questa qui. Ah, però è un po' avvelenata, giustamente. Oh, oh, boobs. Andiamo. 6 minuti e mezzo. Sì. Grazie Simo di aver fatto il calcolo. 6 minuti, considerati i 5 che ci mette a camminare. Quanti saranno secondo voi? Speriamo almeno 2. Però non più di 3, perché a questa velocità. Lui c'era. Ciao piccolo. Era lui. No. Hai sbagliato? Non importa. Venite, ne troveremo un altro. Vergognatevi! Beh, meno male che non l'ho ucciso. Ma no, i pugni di Ezio sono forti, eh. Non posso depredare qualcuno che è stato picchiato, buona sapersi. Disarciona. Sarebbe utile visto che rompono le palle. Cioè, comunque, dire a uno, sì, è lui, e poi lo picchio a sangue, questo non si accorge neanche, perché non ha niente contro di me, quindi non mi riconosce come un potenziale nemico, e poi dire, ma era lui?
insomma, vabbè. Mi costa una fortuna. Amici, uso solo lana, seta e pelle di qualità. Madonna, non sta per niente bene questa. Dura una vita. Adesso mi sbocca per strada. No, si è no, cortigiana. E non si è presentata, vero raga? Quindi non sappiamo il suo nome. Voi mi avete avvelenata. È lui? Cosa ricordo il suo nome? Ah. Ghis. Oh, girl. Seguite. Vecchia, cioè. Io sto picchiando gente a caso per te. Va bene. Ezio non dice nulla in tutto ciò. Assolutamente basito da... Oh, questa cade. Madonna che oscenità. Questo rosso e quella tela proprio disinfettata e... Vabbè, chissà perché morivano giovani qua. Guardate questi tre. Guardate questi prosciutti. Bei tempi, eh. Di portare con sé una lampada e un secchio d'acqua ogni qualvolta predichino in un fienile. Perché? Una lampada e un secchio d'acqua? Vabbè, non facciamoci domande. Dai, chi è il prossimo? Lui. Prendetelo. Che succede? Scusate. Niente, niente, tranquillo. Prendi solo questi pugnacci in faccia. Ah! Volete anche voi prendere dei pugni? Via, andatevene via! Aia! Andate a morire! Un po' di testate. Il diavolo vi porti! Ti alzi? Ah, guarda la saltella sul posto. Stai giù. Finito? Vi ringrazio, Ezio. Sono certa che almeno tre di loro sono colpevoli. Buona fortuna. E state alla larga dal vino, Madonna. Se non sapessi che le chiamava Madonne, è uscita tipo state alla larga dal vino, Madonna. Ok, ok. Vabbè, ci sta, dai. È stato divertente. Abbiamo riso di questa storiella. Incarico cortigiane. Quindi non si annullano a vicenda. Sono proprio diversi, evidentemente. Possiamo da lì fare un fast travel a qui? Sì, però dobbiamo tornare qui. Va bene. Facciamolo che comunque è più veloce di andare lì a piedi. Per tutte le richieste. Ezio nuovo Bruce Lee. Veramente. Ehi. Non l'ho messo il segnalino? Sì, l'ho messo. Perché non c'è? Ma... Ma piccola mappa? Hai un problema? Un buggino? Ma che significa? Non so dove andare. Dove sto andando? Infatti. Proviamo a metterti qui. Ah, no. Boh, sembrava nascosto dall'icona, invece abbiamo scoperto che no. Ops, scusate. C'è bisogno come colpire questi bastardi. Non si ha. Forza a Parione. Si richiede a tutti i preti laici di portare con sé una lampada e un secchio d'acqua. Ma che bella questa colombrellino. Ah, che signori nobili. Proviamo a derubarli. 8 fiorini, madonna, poveracci. Via, via. Allora, andiamo qui. A questo punto dobbiamo... È Covo, Isola Tiberina. Sì, è dove c'è Copernicus. Let's go. Madonna, raga. In queste scene di caricamento io ho sempre delle prese di coscienza di quello che sta succedendo su YouTube, su Twitch, alla mia vita, grazie a quest'idea di fare sta roba. E so che sembrerà strano, ma sono enormemente felice e grato di poter fare sta roba, posso dirlo. Non è per niente scontato per me. Ah no, questo era il nostro rifugio, vero? Quindi, ma bellissimo, bellissimo. Vi auguro nella vita di... avere l'esperienza di fare qualcosa di simile, non per forza Twitch o altro, però fare qualcosa di simile perché è veramente bello, veramente bello.
Se ne derubi tanti, te ne ritrovi tutti contro. Va bene, Yasuo, ci staremo attenti. Comunque Manu dice: solo io non riesco a immaginarmi Ezio doppiato in altre lingue se non in italiano. E, onestamente, anche io non me lo immagino troppo. Però devo dire, cioè, questo è sicuramente un gioco da sentire in italiano e giocare in italiano. Però non disdegnerei, cioè di solito io gioco in inglese, sempre. Spero che questo non sia un problema per il futuro, per altri titoli, eccetera. Perché secondo me... Ah, guarda. Beh, vecchio, questo non è difficile come stare in verticale, eh. Ah, forse stai facendo il test per vedere che non sei ubriaco. Va bene, io mi perdo troppo davanti a questi giocolieri, scusate. Dicevo, artisti, circensi, quello che è. E, quindi l'idea sarebbe quella di giocare i prossimi titoli, non intendo Assassin's Creed, però i prossimi titoli, ma forse anche quelli di Assassin's Creed, andando in altre zone che non siano l'Italia, con la lingua originale. Questa è una cosa che capiremo insieme, perché magari la community che si sta creando preferisce vedere e sentire il gioco in italiano, cosa che, insomma, si può fare. E, però non è la mia preferenza, cioè non è la cosa che... io farei di default, ecco. Ok, let's go. Ser Ezio, dopo la morte di Madonna Solari, suo fratello Santino accampa diritti su di noi. Vuole entrare nelle grazie dei Borgia, e per farlo deve dimostrare di essere il nostro padrone. Se lo umiliate in pubblico, perderà il sostegno dei Borgia e ci lascerà in pace. Subito, carissima. Picchia e umilia... come un bravo mafioso. Santino in pubblico. Ferma Santino prima che malmeni la cortigiana. Ok, ma lei viene con me? Basta dire di star ferma. Ah no, questa mi accompagna. Ma non ucciderlo, va bene. Madonna, mi aveva automaticamente selezionato le doppie lame. Ma aspettate un attimo, io vedo nella mappa un segno rosso e stiamo andando dalla parte opposta. Dov'è? Posso anticiparlo? Bersaglio, perché stiamo andando di qua? Non dobbiamo seguire questa, secondo me. Andiamo. Proviamo a anticiparla, perché se è lei e noi corriamo, siamo a posto. Dai, su, veloce, Ezius. Bel saltino. Mamma mia, Batman Jump più brutto che possa esistere. Ok, buttati giù. Let's go. Eccolo lì. Dobbiamo fare in fretta e evitare che picchi la donna cortigiana. Dov'è? Venite, amici! Vi posso offrire qualsivoglia. Aia. Immagino vostro padre. Permesso. Non buttarti nel... Non lo sapevo. Non so se sono riuscito. Ah. Trasporta. Non vi vogliamo! Secondo voi ce l'ho fatta? Ferma Santino prima che... Sì, ho tirato un cazzotto anche a lei per sbaglio, ma... posso andare più veloce? No. Non so, non è partito neanche un dialogo, insomma... Comunque questa roba è veramente da bully. Oh oh. Signori, io non ho tempo di stare qui con voi. Aia. Va bene. Facciamo partire subito la... Scappano? Sì, ok. No, lasciatemi stare. Aia. Qualcun altro? Vabbè, tanto lui sta qua morto per terra. Dai. Lascia Santino vicino alla fontana. Eccoci. Quest'uomo è un vile bugiardo. Le cortigiane di Roma non gli obbediranno mai. Eccoci qui. Hai provato a derubarlo? Ops, no. Vabbè. Ok, fatta anche questa. Abbiamo capito come funzionano un po' le cortigiane. Direi che siamo più che... Ma che palle. Vabbè. Se volete proprio la lotta. Madonna sui reni. Che brutta roba, veramente. No. E noi dobbiamo depredare tutti i signori, perché magari ci danno dei manufatti, delle robe che a noi servono, quindi
Ah, un'altra cosa che non vi ho detto che è successa è che durante le mie esplorazioni per migliorare il quartiere ho anche livellato i vari assassini che abbiamo, i vari confratelli. Dov'è il simbolo delle nostre malefatte? Eccolo lì. Ok, allora questo diciamo che è stato fatto. Buona mezz'oretta passata così, ci sta, un po' di meno. Però, diciamo che siamo soddisfatti. Le cortigiane non hanno più nessun segreto per noi. Ah, qui ce n'è un'altra. Vabbè, non importa. Allora, anche questa è una cosa che prima non ho menzionato e che vorrei fare forse prima di iniziare Copernico, perché ho paura che Copernico non riusciamo a finirlo in mezz'ora, ma ci sarà una serie di vari episodi, varie, come si dice, varie missioni. Quindi forse, anche questa non si sa che cosa ci porterà, scusate questo, però sono più incline a vedere che, a pensare che questo sia più corto e ottimo per forse concludere questo primo episodio di stasera. Quindi proviamo ad andare di qua. Ho reclutato qualcun altro? Sì, avete ragione. Ho reclutato, non, che non vi ho detto, scusate, ho reclutato un'altra persona, due forse, due, che erano di strada, semplicemente tra uno sbloccaggio di negozio e l'altro. Quindi erano troppo in mezzo per ignorarli e quindi ho deciso di sbloccarli. Sono già anche loro livello 2 massimo, cioè minimo, perché li ho livellati. Quindi abbiamo un bel gruppetto adesso. Oh, 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 no, lasciami stare. Sì, lasciami stare. Io devo lasciare stare. Piccolo precision. Vabbè, non volevo lì, ma va bene uguale. Dov'è? Eccolo. Let's go. Che stranezze. Allora, tutto è settato, noi abbiamo un sacco di roba. Ah, le bombe fumogene, finalmente. Pensavo di dover fare una missione per sbloccarle. Molto meglio. Let's go, vediamo che succede. Ezio, l'età avanzata mi ha reso pigro. Non sapevo che fossi tornato a Roma. Chi è questo? Cos'è stato? Cosa? Rete email Efaestus 1506. Mittente imprecisato? Cosa? 1506? Una lettera per Desmond? Ciao Desmond. Nel periodo trascorso con Rebecca, Sean e Lucy avrei sentito parlare degli assassini di livello superiore che aiutano la vostra squadra. What? Sì, ne abbiamo sentito parlare. Io sono uno di loro. Rebecca ha ricevuto istruzioni di passarti questo messaggio se, o quando, i ricordi di Ezio Auditore risalenti al 1506 venissero sbloccati. In base alla nostra ricerca storica, speriamo di ottenere da quel periodo delle informazioni di notevole importanza per la nostra missione. Seguiremo i tuoi progressi attraverso Rebecca. Ma che figata! Tutto questo è confidenziale, perciò ti prego di non parlarne con nessuno. Voglio coinvolgere il mio... Rebecca? Va bene. Voglio coinvolgere il minor numero di persone possibili. Contatterò te e Rebecca non appena avremo trovato le informazioni che stiamo cercando. Buona fortuna, Desmond. VM. VM? VM? Abbiamo il nostro William? Azz! O sono ancora rincoglionito e ho sbagliato tutto di nuovo? Sarà William? Pazzesco! Quindi, ok, un assassino di livello superiore. Pazzesco. Domanda importante intanto che arriva dalla chat di Twitch, che potrebbe interessare a voi di YouTube. Domanda, io non ho Telegram ma sono iscritto qui e su YouTube, con tutte le notifiche attive. Se fai live fuori programma verrò avvisato lo stesso? Sì, perché da oggi mi impegnerò a fare un piccolo video di annuncio live. Prima di andare in live fare le piccole maratonine, ok? Quindi vi riceverete, fermo tutto un attimo, è importante da dire questa roba, riceverete una piccola notifica di video caricato in cui vi dirò guardate che siamo in live con il link in descrizione, venite in live in quel momento lì, ok? Questo è quello il massimo che posso fare. Se vi riuscite a iscrivere su Telegram lì vedete anche la programmazione, ok? Grazie della domanda Manu, molto importante per chi ci segue da YouTube. Siamo da Leo. Salai? Attenzione. Sei tu? Salai? Ezio, l'età avanzata mi ha reso pigro. Non sapevo che fossi tornato a Roma. Ma... Purtroppo non posso trattenermi. Cerco un passaggio via mare. No, momento. Lascia che t'aiuti. Con
Conosco un capitano. È assai discreto. Aspetta, ho scritto il suo nome da qualche parte. Ma noi dobbiamo farla prima questa. A che cosa stai lavorando? Questo? Un passatempo. Tu ovviamente conosci Pitagora. Vagamente. Il geniale studioso greco che scoprì molteplici segreti sulle sfere celesti e sul nostro cosmo. Questi simboli sono suoi? Da quando ho esaminato quella strana mail, mi sono rimasti impressi nella mente. Ho trovato simboli molto simili negli scritti dei discepoli di Pitagora. Temo che il nome del capitano mi sfugga. La mela non è più un problema. Sarebbe meglio che ti concentrassi sulla pittura. Ma come? Mi pare che tu stia facendo un ottimo lavoro su questo. Ah, sei cortese. Tuttavia anch'io sono persuaso che non sia granché. E quel sorriso, esagerato, senza senso. Madonna! A pittura a parte, ho fatto una scoperta qualche giorno addietro. Hai fatto una malissimo. Una notevole scoperta. Salai, puoi portarmi? No, non è tornato. Volevo accompagnarti al porto, ma non posso lasciare la bottega senza il mio assistente. Bene, ci metto un attimo. Temo che tu sottovaluti Salai. Sono Aspetta confuso. Aspetta e vedrai. Come vuoi. È probabile che tu lo trovi alla volpe addormentata. Allora, il modo in cui si sono salutati tra l'assistente di Leonardo, Salai, nella gita dei ladri, riportala alla bottega. Fermi tutti. Attenzione, mi sembra che qui ci sia qualcosa. Io sono andato solo per il ricordo ripristinato, ma è partita subito quest'altra missione che è nel primo quartiere, quindi mi fa sentire giusto nei termini in cui avrei dovuto farla prima di andare avanti nella storia. Ma il modo in cui si sono salutati, le cose che dice Ezio, tipo la mela non è più un problema, mi fa pensare che forse è un problema che noi stiamo facendo questa missione ora. Quindi non andiamo a rovinarci la roba oltre, perché Leo non dovrebbe parlarci così perché abbiamo ancora le macchine da distruggere, quindi lasciamo stare. Questo è un altro difetto di Brotherhood. Va bene, spero che questa esperienza in Blind Run aiuti in walkthrough nel 2024 qualcuno che non ha ancora giocato a sto gioco, però vabbè, ci sta, ok, va bene, è stato un piccolo errore, nessun problema. Quindi questo rimane qua come ricordo ripristinato. Quindi, rimane il ricordo ripristinato? Perfetto, ottimo. Allora, signori, che dire? A questo punto io proporrei di andare a distruggere una delle macchine di Leonardo. Cos'è questo? Missione di Cristina. Ah, ce ne sono ancora di Cristina. Pensavo fosse l'unica, quella che era qui prima. Va bene, allora andiamo da quella di Leonardo, poi probabilmente concludiamo qua questo primo episodio. Soddisfacente, devo dire, un episodio umile ma preciso, pulito, senza troppi intoppi, a parte questo, vabbè, anche questa gestione di spoiler alert che ci è arrivata. Sapete che faccio anche? Mando i vari assassini in giro per il mondo, così, e poi, eccoci qui, così anche loro intanto si sviluppano e migliorano. Guardate qua, siamo arrivati a un ottimo livello qui. Ah, questa abilità 1-0. Abbiamo qua un'abilità 1. Let's go. Abbiamo un'altra abilità 1 del novellino. Let's go. E poi questa. Ah, c'è il punto esclamativo. Ok, senza guardare in alto. Perfetto. Ce ne mancano 3 e poi abbiamo tutta la squadra al completo. E vorrei capire, chissà a che livello massimo possono arrivare. Non importa. Avete visto che bella squadra? Let's go. Allora, Firenze, livello 3. Andiamo con 2, eccoci qui, 1 e 2, li mandiamo. No, ho sbagliato, questo, abbia missione, vai. Così una livello 3 è fatta. Livello, io sono, è tutto il tempo anche l'altra volta che cercavo di far partire un livello 5 di difficoltà, ma sono troppo deboli. Guarda, non ce la fanno, Dio. Non ce la fanno. Niente. Quindi livello 5 è ancora sbloccato. Vediamo un livello 4. Ce la fanno in 3. Vediamo. Ma sì, dai. Vale 60 più... Oh, finalmente. Let's go. Ottimo. Poi, questa fatta. Andiamo a Roma. Difficoltà 1. Possibilmente ormai nessuno ci può... Ah. Forse una difficoltà 4 con Rosario Buddista come ricompensa. Potrebbe essere fatta dai buoni
cazzo, 31%, 93. Ma 93 direi che è ok, però se mi muoiono tutti, raga, quanto mi arrabbio, diciamo così. Dai, 93% è molto improbabile, molto improbabile, su. Possiamo stare tranquilli sopra l'85, immagino. Non lo proveremo mai, ma proveremo a andare sempre sopra il 90. E poi abbiamo queste due... Ah, un livello 6 e un livello 4. Questo se la può fare il livello 4 da solo. Mentre... questa livello 4 può farla un livello 6 da solo? No, no, niente, come non niente. Quindi dobbiamo trovare un'altra livello 3. C'è un po' di sbilanciamento su Star. Non è possibile che una missione livello 3 venga fatta da un livello 4 al 93% e una livello 4 venga fatta al 30% da un livello 6. Cioè, non ha senso. Oh, questo, vedi, livello 3, vabbè. Let's go, avvia missione. Accetta missione. Boom. Facciamoli andare. Comunque quel piccione dell'animazione, non so se avete notato, ma non ha una vista particolarmente dritta. Lol. Sì che i piccioni... Oh, ops. Scusami. Vabbè, questa è stata un'uccisione gratuita. Però magari mi dai... Niente. No, non mi dai niente, non mi dai. Solo la fatica di... toglierti quei pochi fiorini che avevi addosso. E questo salvataggio, ecco, salvataggio inutile perché bastava scendere, ma non importa. Andiamo giù. Dov'è? Vorrei togliermi dalla strada e dai problemi. Ma porca di quella, dov'è? Ah, eccolo lì. Mi dà sempre fastidio essere... Buonanotte, Adri. Mi dà molto fastidio essere sempre un po' ricercato, e quindi cerco sempre di togliermi dalle scatole eventuali problemi. Ah, bisogna salire. Cosa hai fatto, Ezio? Ti ha detto solo di salire? Ok. Chi ti ha dato il permesso di fare un cat to niente? Boh, vabbè. Aiuto, ok. Oh. Ah, qui... Infatti stavo dicendo, ma io i tesori li ho presi tutti, però siamo in un altro quartiere, in effetti. Ottimo. Pomodori, utilissimi. Si può salire lì? Sì. Ottimo. Leo è di qua. Eccoci qui. Forza. Piani di guerra. Uccidi il sovrintendente templare per ottenere una mappa con l'ubicazione di una delle macchine belliche di Leonardo. Usa la pistola per uccidere il sovrintendente. Subito. Sai, prenderai tutte le piume che rimangono? Sì. Assolutamente. Abbiamo deciso di platinarlo. Beh, non è vero che l'abbiamo deciso, però ogni volta ho paura di dirlo ad alta voce perché poi è una sorta di promessa. Però andando avanti così lo faremo, raga, quindi... Devo ucciderlo con la pistola, vero? Se non sbaglio, è lui? Non è dopo, sì, dai, usa la pistola. Quando sto dietro la chat di Twitch e poi mi succede questo. Ok. No, Ezio, madonna del signore. Dove va? Cosa fa? Si sbatocchia con gli altri, va bene. No. Lui. Voilà. No. Ah, mi hanno detto che partivano, se tengo premuto con la serie di decisioni, con la spada, il quadrato, succedono delle robe fighe. Vediamo. Se mi imparassi a evitare questa... No. Lui non lo posso attaccare così, ok. Dai, voi due attaccatemi. Oh, bravo. No! Dai, tu attaccami. Ok. Tieni premuto quadrato. Ah! Ne ha uccisi due in un colpo? Fichissimo. Ok. Ottimo.
dovremmo recuperare. Ah, forse l'ha recuperato automaticamente. Va bene, noi derubiamo come al solito. Rimettiamo le nostre lame. Ci puliamo dalla sporcizia delle ferite. Così, nella speranza che nella derubare, eccola qua, la medicina appena usata. Sì, comunque se uno deruba non ha più bisogno di pagare niente perché ritrova sempre tutto. Ok. Ora. No, questo è il ricordo di prima, no? Quindi dobbiamo andare più in qua. Macchina di Leonardo, certo. Di qua. Servirà il cavallo? Non credo. Ciao Mushika! Sì, grazie chat, aggiornate chi sta arrivando adesso, se potete. Sarebbe molto d'aiuto perché siamo quasi a fine del primo episodio. Sempre se Leo non ci introduce in una serie infinita di missioni per distruggere questa macchina. Spero di no. Beh, l'ultima che abbiamo fatto comunque era abbastanza lunga come missione. Spero che questa sia un po' più veloce. Ok, let's go. Anche qui andiamo fuori Roma. Quindi le macchine di Leo ci portano sempre forse fuori Roma. Scrivi fuori Roma nei commenti se sei arrivato a questo punto del video. E io saprò che mi grazi della tua presenza fino a questo punto. E ti ringrazierò per questo. Monte Circeo. Attenzione, è troppo tardi, non lo possiamo più leggere. Potremmo, ma non lo faremo adesso. Ah, che situazioncina, la Lucina. Il carro armato di Leon... Porca troia, va bene. È un'ambiziosa e devastante macchina bellica in grado di cambiare le sorti di una battaglia. Deve essere distrutto. Non subire danni finché sei nel carro armato. Non subire danni. Come cazzo... Vabbè. Ok, è proprio lì davanti, va bene. Ovviamente qua la situazione... Forse farsi individuare causerà la desincronizzazione. Ovviamente queste rocce sono impossibili da scalare per Ezio, ottimo. Bersaglio individuato? No. Segui il costruttore. Ok. Ok. Vabbè, ma qua è durella, eh. Cazzarola. Posso usare le... Ah, non ho, ovviamente non ho gli assassini con me. Come un rinco pronto. C'è qualcun altro qua? Chi è che mi guarda? Ok, lui non gli interessa. Lì c'è una guardia, lì c'è una guardia. No, non è proprio così che volevo che andasse. Andiamo di qua. Assassina questo tizio. Poi andiamo di qua. Conosco quell'uomo. No, no, no. Merda. Dai, era un'ottima mossa questa. No. No. Va bene. Saiu, per questa missione armati di pazienza. Siamo alla fine dell'episodio, perfetto. Concludere così sarà perfetto, ottimo, va bene. Allora, senza i miei fidati sarà più difficile del previsto. Però non è detto che non si possa comunque fare. Ok, tu vai via di là. Io mi rifaccio questa strada di qua, che non era stupida. Sì, sì. Tranquillo che 20 secondi sono più che sufficienti. Scendi, scendi. Ok, andiamo di qua. Urca, è quello da dove esce? Urco, demonio! Cosa volete voi? Oh. Ops. Va bene. Tu non ti sei accorto di nulla, vecchio, ti ho spintonato via. Va bene, non importa. Ok, quello fa il giro da là. Noi facciamo il giro da qua. Voilà. Quello è armato, cioè armatura. Benissimo. Quindi non possiamo tirargli una coltellata, però possiamo fare questo. No, non dovremmo tirarlo giù, vabbè, non importa.
No. Questa è una situazione molto critica. Cosa farà quello adesso? Siccome lo vede, cosa fa? Niente. Mantieni la distanza. Sono distante, vecchio. Ah, bravissimi. Qua c'è qualcuno che mi vede. Quello sta arrivando, quindi vabbè. Forse non ci vedrà più se andiamo avanti. Ok, non sta arrivando, perfetto. Con calma. Non vedo guardie nella minimappa, non vedo guardie davanti a me. Lì c'è soltanto il rosso della bandiera, di merda. Ok, andiamo qua. E mo, come facciamo con quelli? Dobbiamo salire lì? Ma io posso salire lì? Porca vacca. ...25 secondi? Non ce la farò mai, raga. Infatti. Certo che questa però è proprio una infamata, eh? Posso dire? Posso dire che è un'infamata? Non ce la farò mai, però proviamo lo stesso. Guardalo qua. Vabbè. Ai ai ai. Va bene. Quindi dobbiamo fare quella cosa anticipandola. Va bene. Va bene. Raga, vi giuro, soprattutto quelli di YouTube, che accelererò solo se i try sono noiosi e non fatti al massimo delle potenzialità e comunque un po' intrattenenti, ok? Ve lo giuro. Quindi se li vedete, e questo vale per sempre, è valso fino ad ora, quindi non l'ho mai detto, ma è così, ok? Quindi non preoccupatevi che se vedete più volte un tentativo è perché ne vale la pena. Secondo me almeno. Ci eravamo quasi fatta. Allora, qui ormai lo sappiamo a memoria, quindi non è un problema. Scendi giù. Sai, il tuo stress da 1 a 100 ora, ma in realtà basso. Posso dire. Via, dai, vieni dentro. Basso, sapete perché? Perché comunque mi sembra una missione abbastanza facile, non so quanto lunga sarà, però per il momento... No, ok. Per il momento mi sembra abbastanza straightforward, cioè ogni pezzo difficile lo sbagliamo, ma poi il try successivo siamo già in... No, fottuto. No, ho sbagliato. Ce la farà questo tentativo? Ecco, appena detto. Scusate, appena fatto il bel discorso, questo try lo lascerò solo perché ho fatto il bel discorso, però va bene, adesso proviamo a concentrarci un attimo, ok? Questo deve essere uno dei try migliori che possiamo fare, ok? Lezione sorvegliata e ho rinchiuso... Ma se io faccio questo? Chi tenta di rubare a Cesare deve essere punito. Bettate pure su Twitch, raga, se volete. Tabat, se ti va, fare un bellissimo sondaggio. Sai, il mio stress è abbastanza basso. I nemici... Dai, che non sono vicino, non girarti. Bravissimo. Ole. Ah, guarda che guarda dentro il fienile, quel maledetto. Il fieno. No. Stiamo mettendo troppo. Vai via. Questo non era previsto. Tu muori. Veloci. Che poi perdiamo il giro. Tu muori. Olè. Let's go. Voi vi girate? No, siete già abbastanza distanti. Quindi andiamo anche noi. Andiamo avanti di qua. Non giratevi, vi prego. Forse sono troppo vicino, ma forse no. Ok, allora anticipiamoli tutti. Sì, cercate di guardarmi, ma tanto non mi guardate veramente. Olè. Pam, pam, pam. Benissimo che il counter è partito dopo. Benissimo.
Usa la balestra, Saiu. Avete proprio ragione. Sono un pirlotto. Picchia il costruttore per farti dire dove sono i proiettili. I proiettili a posto. Vieni qua. Maledetto. Che cosa volete? Dimmi tutto. Dove sono i progetti per l'arma? Sul tavolo, nel lato opposto della fortezza. E il marchingegno? Non ne sono sicuro. Ma servono tre persone per manovrarlo. Tre persone? No, abbiamo catturato tre soldati. Ok. Sono in una cella di fronte ai progetti. Ok. Ti aiuteranno. Va bene. Aspetta. E lui? Non gli dici niente? Lo lasci scappare? Vecchio, ma non avviserà che sei qui? Vabbè, evidentemente no. Urco demonio. Allora, con calma qua, eh? Questo è da solo? Sì. Quindi, un bel coltellazzo, perché non so se devo passare per di là dopo o durante. Olè. No! No, vecchi, no! No, questa è veramente una infamata. Non aveva l'armatura. Non aveva l'armatura. Ma che cazzo è? Ma dai, non aveva l'armatura. Ma non puoi dirmi che... Ma non è possibile. Ah, però si riparte da qui. Va bene. Come non detto. Non mi lamento più. Allora, qui c'è questo marrano maledetto. È necessario farlo? Non lo so. Lo facciamo? Cade giù e avvisa le guardie. Scommetti? Scommetti che lo fa? O forse crea un diversivo? Madonna! Il cervello piccolo di Saiu che funziona meglio di quello che prevede. Via di qua. Qui non c'è nessuno. Questi che vanno a vedere. Bravissimi. Cioè, non che vanno a vedere però. Ottimo. Eccoci qui, interagisci. Strap, strap. Brooch. Sì. Ok, libera i mercenari. Va bene, signori, liberiamo i mercenari. Qui c'è un guardiano. È sopra? Sì. No, vabbè, ancora. Ma raga, ma... Perché? Perché? Cioè, se è giallo, è giallo, no? Forse perché se mi vede sotto, allora... butta fuori il mento, vabbè. Questa non, insomma, vabbè. Io non capisco. Comunque, finché ci sono i checkpoint si può andare sereni. Cosa fa quello? Oh cacchio, ce ne sono due? Ops. No, ho sbagliato tutto, ho sbagliato. Ho sbagliato. Mamma mia, ok, non ho sbagliato. Ok. Si è tolta anche la musica di suspense, ma... No, come non detto? Vabbè, Ok. Ormai facciamo tutto così, come se fossimo un cecchino. Niente musica di suspense, è ancora più suspansosa la situazione, ma va bene. Ottimo, ragazzi. Va benissimo così. Liberiamo questi poracci. Dov'è la macchina di Da Vinci? Ah. Seguiteci. Hanno celato il percorso, ma abbiamo scoperto l'entrata. Ah, siamo giustamente in due. Cosa devo fare? No, vecchi. Ma io non ho ucciso tutti quanti, quindi? Dovremmo combattere? Oddio santissimo, adesso. E allora, sono corazzati? Beh, usiamo le doppie lame, che non si sa mai. Let's go. No. Ok. E ragazzi, datemi un attimo, che qua devo fare un po' di magnassa. Non correte via, per piacere. Niente, se ne vanno. Non è il momento. Dove sono? Maledizione. A loro e la loro voglia di andare veloci. Giusto, va bene. Ale. Fighissimo che con le lame io possa... Aia, mi sono sbagliato.
con le lame io posso fare questo? Incredibile, raga. Comunque voleva dire che dovevo pulire tutto quanto. Va bene. Intanto i ragazzi su Twitch stanno imparando com'è usare le bet su Twitch. Ok. Va bene. Fermeremo quell'attacco. Lo fermeremo. Madonna, che potenza Ezio, tirare su così è impossibile. Dobbiamo aprire la porta. Troverò un modo. Ma guarda un po'. Troverò un modo. Eccoci qui. Comunque mi seleziona sempre i pugni. Non capisco per quale ragione. Assurda. Non gliel'ho mai detto di farlo. Vabbè. Ah, potevo fare questo dall'inizio. Non dirmi che devo tornare indietro. No. Vabbè. È andata così. Porca vacca. Beh, dai. Almeno c'è l'acqua. Anzi, beh, stavolta sarebbe stato più utile che fosse stato duro in modo tale da ricominciare con un checkpoint, ma vabbè. Rifacciamo tutto. Ragione assurda, detto da Absurdius, giustamente. C'è un ragazzo su Twitch che si chiama Absurdius e ho detto ragione assurda, fa molto ridere questa accoppiata. Ok. Allora, di là si sale, probabilmente è un... Ok, lì c'è il... Allora. Di qua c'è sicuramente un forziere. Perché qua è chiuso. No, come l'ho detto, va bene. Una serie di fail stasera. Lol. Non importa. Allora noi facciamo quello che dice il gioco. Sia mai che uno prenda iniziativa. Forza. Però lì vedo qualcosa luccicare. Quindi torniamo indietro. Eccolo qui. La mia ricompensa. Grazie. Ottimale. Tira la leva e apri la porta per far raggiungere di nuovo, ok. Da dove si passa stavolta? Ah, vedi, adesso posso andare. Madonna, però ste robe. Non commenterò eccessivamente perché è un gioco vecchio. Ehi, cosa c'era lì? Ah, niente, solo un modo di risalire. È un gioco vecchio, però costringere il videogiocatore a non usare l'intelletto perché... Cioè, non usare l'intelletto, essere forzato di non andare avanti perché sennò rovinerebbe la... Questo perché non si sono rifatti a creare un percorso apribile solo dopo essere arrivati al punto giusto, mi sembra un po' disonesto. Eccoti, finalmente. Minchia, 20 secondi. Nel pronostico la gente aveva tifato per me. Grazie ragazzi, sono molto felice che voi poniate fiducia in me. Abbasserò il ponte. Se volete veramente riscattare i vostri punti canale, la prossima volta non fatelo. No, ovviamente apprezzo moltissimo, ma occhio non... Qui dove deve andare secondo voi? Ah, giustamente, da là. Neanche con un salto difficile, devo solo fare questo, va bene. Pim, pam, para, papam. Let's go. Abbiamo notato che ormai questa saga di Assassin's Creed è molto guidata, quindi non possiamo lamentarcene troppo, in effetti. Accettiamo per quello che è. Ok. Leonardo s'aspetta che manovri quell'affare. Niente istruzioni, naturalmente. Muoviti! Ah, super veloce. Però... Porca vacca. Non devo prendere danni. Ma io, come carro armato? E loro non mi danno nessuna mano? Aia. Cannoni distrutti, 1 di 6. Non c'è una velocità... Non troppo distante? Chi è che spara? Oh! Dai! Ok. Donna. Ops. Dove scappi, figlio della merda? Maledetto bastardo.
Ce la facciamo? Ok. Ok, 2 di 6. No. No. Ok. Ok, let's go. Difficilissimo guidare sto coso comunque. Queste è meglio distruggerle. Qua non c'è niente, ma perché è rosso? Ah no, non è rosso. Ok, distrutto. E tu? Dove scappate, figli della merda, anche voi? Dai. Ops. Madonna, ce la facciamo? E tu? Ok, madonna, questo l'abbiamo fatto volare. Ok. No, 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 non vale. Non vale. Ok. Cannoni distrutti 0 di 7. Ma quanto... Visuale tattica L1. Oh mio Dio, no, 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 meglio di no. Molto meglio questa. No, ops. Bene. Ma i due tizi hanno un qualche tipo di... cioè di... motivo per essere dentro con me? Perché sto facendo tutto da solo. Distruggi tutti i cannoni. Dov'è? Urco demonio. No. Dai che li ho visti in fondo. Eccolo lì, il bastardo. Distrutto. Si sa mai. Ecco, meglio così. Non c'è nessuno, molto bene. No, 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 non girati. Ah, comunque è scomodissimo da muovere sta roba. Questi scappano comunque. Aia. Dai. No, sono troppo distante, vero? Porco demonio. Ok, meno male. Distruggiamo questi che non si sa mai. Troppe guardie. Troppe guardie. Niente. Dovrei essere più alto per farcela. No. No. Maledetti bastardi. Ma... no, troppo sbagliato. Ho difficoltà a sparare e a usare lo stesso analogico. Forse l'altro analogico sarebbe meglio. Non devo subire danni. Non devo subire danni. Ok. C'è qualcun altro qui? Eccoli là. Vabbè. Cioè, ho un'inculata, posso dire, questa roba che sbatte addosso a tutto. Dove sei? Dai, l'ho disintegrato, sbaglio. Urco! No, 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 no. Ok. Troppo. Madonna, mi ha mancato perché ha sparato troppo in alto. No, come cazzo faccio? Allora. Qua. No, è più indietro. È più indietro, è quel coso lì in mezzo, ok. Quindi qua. Ole. Non riuscivo a identificare. E tu? Dove pensi di andare? E tu? Anche. No! Codemonio! Mi hanno distratto questi bastardi. Qua. Benissimo. No, dove pensi di andare tu? Oh. Niente, questa cazzo di roccia davanti alla testa. Tu non scappi, stai lì fermo, va bene. Te lo tiro proprio in faccia. In bocca, qua non c'è niente che mi fa esplodere. Benissimo, andiamo. Ehi, fermi lì. Dove pensate di andare, bastardi? La chat intanto se la ride. Mi sembra giusto. Benissimo. Strike! Let's go! No, non dovrei. Sono comunque vite umane, giusto? Ma Ezio non è che si fa tutti questi problemi. Meno male che era maturato, che non vuole fare danni oltre quelli necessari. Minchia, sta sterminando. Oh, si può andare avanti di qua? Deve fare tutto sto giro, va bene. Sta sterminando un'intera dinastia di...
Eila. Meglio togliersi dalle balle. C'è qualcun altro? Oh no, cos'è? Una final boss? Oh cazzo. I nostri possono essere feriti, ma anche i loro. Ti prego. Ancora qualche colpo! Meno male. Distruggiamo tutto per carità del Signore. Ok, c'è qualcos'altro lì? Scusate il mal di mare se lo avete. Benissimo, let's go. Ok. Ok, ce l'abbiamo fatta? Non lo so, no, concentrato, come se fosse l'inizio, come se fosse l'inizio. Vedete, questo è il potere del caffè e o del riposo. Ehi, fatemi passare. Lo sapevo io. Qua c'è qualcosa? No. Però lì vedo già... Che cazzo è quella roba? Benissimo. Porca di quella vacca. Ah, non può proprio. Ok, mi sa che questo è l'ultimo pezzo. Merda, non posso scappare. Non vedo niente. No. Merda. Vabbè. Porca troia, che peccato però. Stai posso dire? Stai mettendo in ginocchio l'esercito di Cesare. Peccatissimo, porca vacca. Ho fatto un peccato. Bisogna sempre muoversi. E andare avanti. Avrei dovuto andare avanti. Avrei dovuto andare avanti. Peccato. All'ultimo, raga. All'ultimo. E tenere la distanza, sì. Per riuscire a... Porca vacca, che peccato. Mi dispiace tanto, cazzo. Vabbè. Sono un po' triste, devo dire. È andato tutto così bene. Vorrei tanto tenerti con me. No, distruggi tutto, va. Dovevo rimanere sul limitare, era meglio. Vabbè, è andata così. Porca vacca, peccato. Comunque, ottimo risultato, dai. Adesso sappiamo un po' tutto, sarà un po' laboriosa arrivare fino a questo punto. Magari riusciremo a fare solo quest'ultimo pezzo. Dubito, ma vabbè. Ce l'abbiamo fatta. GG, comunque. Dovevo rimanere sul limitare così non ti prendevano. Per fare il 100%. Va bene. Signori, questo è il primo episodio di stasera, o nonché il 14esimo, mi sa che può terminare. Vediamo se semplicemente Leo ci dice qualcosa. Se no, possiamo chiudere qui. Finito così? No, dovremmo andare da Leo, probabilmente, giusto? Vediamo. Senza 100% ci si godrebbe meglio le missioni. Sono abbastanza d'accordo, però dai, dà anche quella vibrazione in più che ti dà... Ti dà comunque la voglia di provare, no? Provare a farcela e di fare qualcosa in più, anche un po' più di scenografico. Va bene. Grazie a Nerienis abbiamo capito che questa è una linea tratteggiata che non si può superare, superare, prima di una certa determinata situazione, anche questa, vedete? Quindi dobbiamo continuare ad andare avanti con le missioni. Va bene, signori. Grazie di aver visto il video fino a questo punto, come sempre un piacere. Grazie veramente del vostro tempo, veramente non è mai scontato e io apprezzo tantissimo ogni minuto che volete dedicarmi. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. È stato un piacere, grazie raga.